grande mio personaggio, qualcosa porterò a casa, No, no, non c'è niente, non c'è. qualche Madonna di No, 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 Natale. neanche dipinta, neanche proprio. Purtroppo non c'è nessuna statuetta, niente. Senta, le faccio una domanda così, la prima che mi viene. La crepa. No, no, ne, no, quello è normale, poi lo metterà. Se, La crepa di proprio di strutturale. sì, speriamo che però. Strutturale. Sì, infatti. Mi dica, signor Sì, Presidente. allora, lei quando è che si è accorto? Io guardi, secondo me che cosa sto per chiedere? Che cosa sto per chiedere? No, gay, no, ma questa è un'offesa, scusi, io chiedo scusa per la signora che è tendenziosa, no, ma è un problema, sai che quando si attiva, non aspetta il corso. No, allora faccio io, leggo, quando è che si è accorto di essere Roberto Bolle? Così incredibile, di assomigliarmi così sì, tanto. ero sulla scala, sono scivolato, ho fatto una spaccata che... Ma l'ha ingessato. Ma senta, ogni tanto è così, ma è più forte di me. Mi inchino di fronte a tanta maestria, anche perché ogni tanto scappa, lo so come. Sì. Per essere così in forma, quanti giorni si allena, vi allenate alla sbarra? Quanti giorni vi allenate alla sbarra? Quanti giorni voi, maestro, vi allenate alla sbarra per essere così? Più che sbarra, sbarre, diciamo, ecco, come... Però adesso mi hanno dato i domiciliari. Questo noi lo teniamo per noi. Fisso. Questa è una. Certo. Lei è un appassionato di cucina, ci ha detto. Sì, ma mi piacciono più che appassionato di cucina. Mi interesso molto di questo tipo di cottura adesso. Sì. Infatti, l'acqua per esempio bolle a 100 gradi, io a 90. Certo, capito. Certo. Giusto, lì ci sono delle affinità. Stasera, Lei lo ha proprio. Senza un cazzo di premio. Non lo so, diciamo, non è responsabilità mia. È possibile. Lei ha fatto anche la morte del cigno? Parecchie volte. Si vede. Sì, proprio i miei fan vogliono ammazzarmi per farmi vedere. Ma no, questo non credo, io credo che lei sia così bravo. Sì, Lei ha conosciuto personalmente Roberto Bolle? Sì, sono stato a casa sua diverse volte. Ah sì, abbiamo parlato un po' del. Lo devo sostituire in una scena, in un balletto. No, no, senza ridere, sembra che siamo al cabaret. Ah, proprio in un balletto. In un balletto, lo devo sostituire perché mi viene meglio, la faccio. E specificatamente in che balletto lo deve sostituire? L'uccello di fuoco. Che è quello di Stravinsky, no? No, 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 il mio proprio. No, io rido, mi viene male, no, no, guardare il secondo film. Io rido per ammirazione. Senta, ma faccio. Senta. Sono belle le scarpe. Di mia moglie. Sì. C'è il numero più grande del mio. Dai, va. No, no, va bene. No, che premio non ce ne sono. Non si scorda. È uguale, non so, sei uguale, uguale. Ma ha interpretato molte volte il ruolo di Romeo, so, no? Quale altro ruolo ambisce a... Quello di Giulietta. E io sono sicuro che le verrebbe veramente bene. Allora. Il passo del cervo non è. Un po' difficile questo, lo so, però riesce a pochi, è dure forse. Sì, l'ho conosciuto. Sì? Bene.
non voglio sapere altro, perché immagino che avrete avuto discussione, perché lei sa russo. Devi vedere la notte. Basta cavare però. Cioè, ma no, non mi leggere. Allora, in questo momento di grande difficoltà economica, di grande crisi, no? Cosa consiglierebbe a un giovane trentenne che vuole diventare come lei? Cazzo ne so, io ho 27 anni. E se li porta bene, e se li porta bene. Senta, io ho come intuito che sì. Serata buttata mia. No, io ho come intuito, ma è una percezione, non vorrei sbagliare, che lei... C'è qualcuno che... c'è qualche sensitivo. Che vuole... È vero? C'ha la stessa sensazione. Mi piace cantare. Ah, sì, sì, sì. Scusa, mi copro qui perché ho il capezzolo senza... No, che infatti... siccome non se ne è viste ancora. No, ma... Tra l'altro io non vorrei che creasse turbamento nei fans, che lei fosse... Cioè, io non vorrei che qualcuno saltasse sul palco, tipo la signora, non si attaccasse al capezzolo. Quindi protegga. Eh? Ha già mangiato? Sembra cavare invece. La signora ha detto che ne ha abbastanza del suo, cioè lei si muove il dito di solito. Devo fare uno scambio musicale. Io non so se andare avanti, fermarmi qua, farci impallinare. Allora no. Dai, me ne vado. Guardi, lei è un grande professionista, lei è veramente... Mi piace cantare, cantiamo sta cazzo. Si ispira a qualche gruppo particolare? Per sì, è il Negramaro. E c'è una canzone in particolare? Meravigliosa. Certo. E male che è corta. Il leggio. Ah, leggio, sì, certo. Ah, sì, un attimo. Tra l'altro... Per coprire il mondo. Tra l'altro... Giro, sembra di ghisa. Leggio, no, abbastanza ghisa. Sì, è ghisa. Sì, sì. Cosa? Non un cazzo. Vai con la base. È proprio orrendo. È vero, credetemi, è accaduto. Un giorno ero alla scala per le prove dell'hotel. Mi cade giù il cappello, mi chino a raccattare. Il moro alle mie spalle è di Venezia, ma a me sembra un africano. Mi porto via dicendo così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto questo sia meraviglioso. Che valgo come tre rocosi freddi. Poi guardo dietro a me una ventina di coristi in fila ad aspettare.